tutti! Oggi prepareremo l'insalata di pollo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono petto di pollo, acqua, lattuga, carote tagliate a julienne, scaglie di parmigiano, sale, pepe, succo di limone, olio evo, maionese, crostini di pane, origano e pomodorini. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo messo il petto di pollo nel varoma e nel vassoio del varoma e l'abbiamo salato e pepato. Mettere nel boccale l'acqua. Chiudere con il coperchio. Posizionare il varoma. Chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Il pollo è cotto, lasciamo intiepidire e tagliamo a tocchetti. Abbiamo tagliato a pezzetti il pollo, adesso andiamo a formare l'insalata. In un'insalatiera mettere la lattuga, le carote, i pomodorini, condire con olio, succo di limone, sale, pepe nero, origano. E il pollo. Ed amalgamiamo bene. Decorare con crostini di pane e scaglie di grana. E la maionese. Riporre in frigo fino al momento dell'uso. Insalata di pollo. Grazie e alla prossima ricetta!